Ma da tutte queste realtà e situazioni bisogna saper ripartire, come ci insegna Gesù, rialzandoci dopo ogni caduta sulla via del Calvario, nella consapevolezza che la croce apre l'orizzonte della risurrezione. È una strada necessaria. Si potrà intravedere e vivere la luce della risurrezione passando per questa via, ce lo insegna Gesù. Abbracciare la croce, stare appresso ad essa, significa vivere l'ora della prova e del coraggio di chi sa andare anche oltre. Significa avere il coraggio di sfidare quell'ora per far fiorire la speranza. Sotto la croce, diceva Padre Pio, si impara ad amare. Lo abbiamo detto tante volte. Cosa voleva dire? Cosa vuole dire a noi questa sera questo invito di Padre Pio? Che da quell'ora si può ripartire. Qualcosa è cambiata anche per noi. Imparare ad amare partendo proprio da quell'ora, dalla croce, significa imparare a vivere secondo una logica nuova, quella evangelica, la logica di Dio, fatta di amore, di dolore, ma soprattutto di speranza e di resurrezione. Che ognuno di noi, allora, nel suo andare, nel suo cammino quotidiano, sappia abbracciare la propria croce con la speranza nel cuore, perché l'ora della croce è l'inizio dell'ora della gloria.